Abbiamo a cuore il pianeta ed i nostri atleti. Siamo a Tolentino, presidente Romagnoli. Qual è l'idea di quest'acqua? Allora, dopo dirò di chi è l'idea. L'idea è quella di celebrare la giornata mondiale dell'acqua, bene prezioso che non sto qui a descrivere. Insomma, sappiamo quale sia il problema della carenza idrica nel mondo, o lo è purtroppo ora anche in Italia. Sappiamo qual è poi l'aspetto che è legato all'abuso di plastiche. Quindi, confrontandomi con un genitore, in questo caso una mamma, Francesca Giorgi, che si occupa nello specifico di questo settore, è nata l'idea di celebrare insieme ai ragazzi questo piccolo, diciamo, ricordo vivente, perché sarà sempre operante, che ricorderà a tutti i ragazzi il valore dell'acqua e consentirà loro di bere acqua come se fosse sorgiva qui al nostro impianto giumento. Ecco, allora, signora, lei ha sposato questa causa e qui esce acqua pura. Sì, esattamente. Allora, io sono una mamma di due bambini, uno dei quali gioca appunto al Tolentino Calcio, e niente, abbiamo sposato questo progetto, cioè questo progetto è nato da un'idea perché abbiamo preso in considerazione di prendere un sistema di trattamento d'acqua per la nostra casa e niente, vedendo che comunque c'era un risparmio in tutti i sensi, sia della plastica che economico, e la bontà dell'acqua nostra, dell'acquedotto, perché comunque è buona. E niente, da qui abbiamo, diciamo, ci è venuta questa idea di estendere questo progetto, perché alla fine è venuto fuori un vero e proprio progetto, alle società sportive e tutte quelle realtà che accolgono i ragazzi. Nello specifico sono venute direttamente qui alla società calcio a parlare con il presidente Romagnoli, che ringrazio perché ha sposato immediatamente la mia idea, capendo l'importanza di questa idea. E niente, adesso speriamo che sia solo un trampolino di lancio e che si estenda in tante altre realtà, perché alla fine di tutto c'è il benessere dei ragazzi in primis. E allora facciamo bere al presidente Romagnoli quest'acqua. No, facciamo bere la signora, l'abbiamo visto fare bere ai ragazzi. Ecco, allora